bocca di un vulcano, ragazzi. Welcome! Raga, siamo alla Palma, una delle isole delle Canarie. Siamo venuti, chiaramente, come potete ben capire, a girare in bici. Guarda, modalità sexy per Ivo. Siete venuti col barcarro bestiame voi? Casa molto simpatica, carina. Siamo velocemente da tutte le stanze. Siamo bloccati qua, eh. Grigio, guarda la zona esterna, che figa. No, fermati un attimo. Fermati. In silenzio. Non c'è un'anima viva, credo, in questo posto. Qua si può fare parkour, comunque. Raga, siamo venuti a prenderci una bella settimana di sole. Ah, ok, perfect. Eh già, azzeccato come al solito. Porca di quella puttana. Mamma mia. The back is like surfing, really. Oh, aiutami, muoviti, zio. Mi ero incastrato, raga, di brutto nella roccia. I was stuck in a rock. Gracias. Nice one. Yeah. Can't touch it from break there. Yeah. Raga, comunque sto filmando con la Insta360 Ace Pro 2. Fa veramente paura, e tenete conto che, vabbè, chiaramente, raga, stiamo girando nella condizione peggiore che si può girare. E in tutto questo video utilizzerò le diverse camere Insta360, perché sul loro sito in questo momento ci sono degli sconti estremi. Tutta l'acqua in faccia, così. Ma ne parliamo più avanti con calma nel video. Dietro in realtà non sei sporco, sei sporco in mezzo alle cosce. Non è qui che schifo. Guardano il culo ma non gli interessa. Ambientazione bellissima. Adesso abbiamo trovato piccolo Road Gheppino. Adesso tocca a me. E grazie anche allo sgancio rapido che ho sulla Ace Pro 2. Guardate quanto ci metto a metterla. Tac, fatto. Ho già via le mani, nice. Super good, really good. Stamattina ci siamo svegliati, come vedete, tempo bellissimo, ragazzi. La prima notte è andata malissimo, ragazzi. Ieri sera tutti gasati siamo andati a mangiare del pesce in un ristorante molto local. Abbiamo mangiato bene, ragazzi, era tutto buono. Stanotte c'è stato un piccolo problemino. Liberami, Dio, da quest'onda, amore. Anche te sei La seconda che faccio? Sana, basta. Invece il buon Ivo non si è cacato addosso, ma... E mi sono trovato quei labbroni da botulino. Oh my god, what is that? Non so che cosa è successo. Ieri ho usato la telecamera che sto usando anche adesso, che è la Ace Pro 2, tra l'altro ha un audio fenomenale. Oggi mi porto dietro anche la X4 per fare qualche bella ripresa 360 con sta luce. Ricordatevi che in questo periodo ci sono degli sconti incredibili, soprattutto la X4 è al 15% di sconto, quindi se volete comprarla approfittatene ora. E questo è solo il primo giorno. Stiamo arrivando al freeride, come vedete ho montato la X4, mi terrò comunque di backup la Ace Pro 2, che da cui sto filmando adesso. C'è il freeride! Saliamola a farlo, bastardi! Stop! Occhio, occhio! Occhio, diglielo! Comunque, come temperatura, come vedete, sono più o meno 25 gradi. Siamo a inizio dicembre. Temperatura molto meglio di Madeira. Madeira faceva un bel po' più freddo. Madonna, che figata! Comunque, raga, sto filmando in 8K 30 fps, per la massima qualità con la X4. Madonna, guardate che posto. Super bello. Allora, sgommata più lunga del mondo. Ho paura io. Vai, 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 vai.
molto molto figo. Ma cosa importante, situazione idrante? No, sto un fiorellino, ragazzi. È grigio? Pressione in calo. Vedere anche la sua pressione del labbro migliorata. È a 0.8. Ha detto che è molto ripido, tra poco. Ma piano. Holy shit. Rodrigo, you wanna kill us? Beh, ti dirò, è scivolosa. Quella. Ah, sì. Vamo, vamo. La Robertina. Go, go, go. Non ti fermare. Bellissimo. Svrappato. Otto volante quando terri. Raga, nelle condizioni così, chiaramente vedete che non sto usando la X4, perché la X4 rende molto bene quando c'è tanta luce, quindi quando hai sole aperto, non in mezzo al bosco. Invece la Ace Pro 2 nuova, come vedete, è fenomenale nel bosco. Cioè, io ho riguardato le clip di ieri con la pioggia, un buio della madonna, e ma regge benissimo. Oh, c'era il salto lì. La giornata finita, ragazzi, siamo dentro nel negozio che ci porta in giro, cioè della guida che ci porta in giro. Oggi devo dire che è stata dura, non ve l'ho detto durante la giornata, ma squitta, grigio. Avevo paura di sguarare giù, ragazzo. Squitta. Ora capisco come si sentiva l'alboreto in tutti questi anni che l'ho portato in giro, che ha sempre avuto dei problemi intestinali gravi. È stata pesante oggi, però ci siamo divertiti veramente tanto. Buongiorno ragazzi, anzi buongiorno, che cazzo. Ragazzi, guardate oggi che location, dove siamo. È veramente incredibile. Ma in particolare adesso ci porta a fare una cresta. È sul bordo del vulcano. Raga, tutta questa valle qua in mezzo è praticamente stata creata dalla lava che è scesa. Tra l'altro con lo zoom interno proprio della Insta, in questi casi aiuta. Definitivamente, ragazzi, è un altro passo rispetto a Madeira questa isola. Guarda il vulcano, guarda là. Lo ha 3 anni. Lo vedete? Dove c'è un po' questa zona qui, raga, questa. Il cratere. Ha detto che era tutto piatto. E noi adesso dove andiamo? Di lì. No. Chiaramente io ho sempre montato la X4 qua. Questa la mettiamo in testa, grigio. Io, prego, ce l'abbiamo. Brava. Dai, raga. Dai, oh, avete paura di morire. Siamo sulla bocca di un vulcano qua, eh. Madonna, raga, alla nostra sinistra cosa c'è? Wow! Madonna, ragazzi! Oh, questo era una bocca di un vulcano, ragazzi. Pazzesco! Tutto in contropendenza che si chiude il davanti! Oh mio Dio, non togliere il piede!
Non stai dicendo? Non era. Cosa cazzo non era sta roba? Buona. Cazzo no. Sì, porca. Mucha gracia. Attenzione, sono uno in fianco all'altro! Ammazzalo, Roby! Stavo per spaccare la faccia! Meanwhile... Ah, il telefono. Sì, per il copito. Ah, che paura! No, per capire quanto è profondo il buco, che non si vede neanche il fondo, abbiamo... Io spero. La pigna. Minchia. Qua è collassato il terreno giù. Non è un cratere vulcanico questo. Ah, grip ce n'è. Questa raga è una colata lavica praticamente. Sicuramente potrete apprezzare la stabilizzazione della Insta 64 qua. Madonna, ma che posto è? Yes, no, ok, it's ok. Yeah, yeah. Yeah, sì, yeah, but it's easy. Ah, let's go. Ok raga, qui bisogna stare attenti perché c'è un cactus. Che cazzo? Veramente peso questo pezzo, eh? E con la bici che si muove così. Però paesaggio incredibile. Faccio! Le andate! Ottimo! Wow! In fondo al trail, guardate dove si arriva. Ditemi se non siamo in vacanza a dicembre. Ci sono 25 gradi. Andrei adesso a farmi il bagno. Adesso ci mangiamo qualcosina qui a questo baracchino. Madeira è ancora commerciale, ragazzi. La Palma è molto, molto più real. Raga, vi ho fatto vedere tutta l'isola in bici grazie a Insta360. Mi raccomando, ricordatevi che solo per pochissimi giorni ci sono degli enormi sconti sul sito di Insta360. Quindi se avete in mente di farvi un regalo di Natale o fare un regalo di Natale, questo è il momento ideale per farlo. Mi raccomando, utilizzate il mio link in descrizione se volete acquistare una Insta360. Noi ci godiamo ancora un paio di giorni qui alla Palma. Raga, questo posto fa veramente paura. Bella.